Amici sportivi e di Superbasket, buongiorno da coach Dan Peterson. Nostro profilo è della famiglia Gabetti, qui inquadrato accanto a me, Gianmario Gabetti, che è stato mio presidente per 5 anni. E racconto questo con grande affetto e con grande stima. Io ero allenatore il primo anno a Milano, il 78-79. Banda Bassotti, andiamo in finale scudetto, Peterson allenatore dell'anno, eccetera. Giovanni Gabetti, padre di Gianmario, mi chiama, Cavaliere Giovanni, mi chiama e mi chiede di allenare la squadra dove lui è sponsor, a Cantù. Cavaliere, non posso, sono molto affezionato al dottor Bugoncelli, all'Olimpia, a Milano, eccetera, rimango qui. Ok, se cambio idea mi chiami. Passa un altro anno, finisce la sponsorizzazione Gabetti a Cantù, quindi loro sono fuori del basket. In quell'anno lì il dottor Bugoncelli vuole vendere l'Olimpia a Milano. Allora io prendo la sbriga, vado in centro, Corso Venezia numero 5 ai tempi, ufficio di dottor di Cavaliere Giovanni, dico: Cavaliere vuole comprare la nostra società, l'anno scorso mi ha parlato di allenare la sua, adesso le chiedo di comprare la nostra. L'ha fatto, e proprio dopo un'altra storia per un altro giorno, e ha fatto grandissime cose. 14 anni con la famiglia Gabetti, prima con Cavaliere Giovanni, poi con Gianmario, hanno vinto 5 scudetti, 2 Coppe di Campione, 2 Coppe Corac, una Coppa Intercontinentale, Final Four di Eurolega, 2 McDonald's Open, tutto quello che vuoi. Ma la cosa che mi ha fatto grande impressione di loro, come si sono inseriti nel tessuto dell'Olimpia, sono ancora, vedo dottor Gianmario ogni tanto alle partite dell'Olimpia, è sempre un tifoso della squadra, sempre con grande umiltà. Lui è diventato veramente un grande, ogni volta che lo vedo lo saluto, press, e lui coach. Quanti ex allenatori e quanti ex presidenti si salutano con tanto affetto, forse tanti, non lo so. Io so che io sono molto affezionato a loro e la saluto con grande rispetto, grande affetto e un grande ricordo. Ciao a tutti.